Io ho voluto grazie Bruno, era giusto grazie. E doveroso grazie. Da parte nostra grazie. Questo è per Paolo. Dicevo, era giusto e doveroso da parte nostra fare un ricordo, rendere omaggio a un poeta dei nostri tempi, perché io penso che Paolo sia stato l'artista grande, di grande sensibilità, di grande umanità, generoso, buono, sensibile, veramente uno dei più grandi autori di questo secolo. È verissimo, perché io devo ringraziare Paolo che ormai è lassù. Gliel'ho detto anche quando ci siamo visti a maggio, mi pare, che abbiamo fatto la puntata qui. Ho detto, questa tua canzone io l'ho sempre cantata e ho fatto innamorare tantissime persone con questa tua canzone. Io ricordo veramente di un caro amico, di una cara persona, e vorrei anche mandare un abbraccio fortissimo a Bruno Morelli. In genere... noi ogni volta che gli alunni del Sole erano qui ospiti ci salutavamo sempre con una canzone che è un altro capolavoro, che è L'Aquilone. Vogliamo risentirlo anche questa volta? Certo. Un pezzettino dell'Aquilone, intanto vediamo le foto che scorrono di Paolo Morelli. Ricordo una mattina che non andammo a scuola, prendendoci per mano, corremmo verso i campi e come due bambini, cantando noi lanciammo un aquilone. Che andava su nel cielo, che andava su nel cielo. Caro Paolo, ci siamo sempre salutati in questo modo e anche questa sera. E per sempre nel nostro cuore tu resterai veramente sempre forte, schietto, sincero, e ti salutiamo ancora una volta così. Ciao Paolo.